Sei una terrorista. Ti abbiamo in pugno. Sei finita. Catturata in occasione di un attentato dell'IRA abortito a Londra, Colette viene messa al cospetto di una scelta: lavorare come spia e tradire i propri familiari o andare in carcere per 25 anni e non vedere più suo figlio. Grazie alla persuasione di un agente britannico, la donna decide per la prima opzione. Dobbiamo parlare, subito. Fai un solo errore e io sono finita. Kevin sa tutto. È quello che deve farti credere. In Doppio gioco, James Marsh concentra la sua attenzione sull'IRA ed il conflitto reale che ha scosso la Gran Bretagna, ma non affronta il tema da un punto di vista politico, concentrandosi piuttosto sulle vicende di una famiglia che in quel contesto si trova travolta. Non lo permetterò mai. C'era un patto tra noi. Rilassati. Marsh mette in scena un thriller asciutto, teso in alcuni momenti e con almeno un paio di sequenze vivide ed emozionanti, ma soprattutto sui personaggi e i loro conflitti interiori che sa e vuole focalizzare l'attenzione, raccontando uno spaccato di un periodo senza dare giudizi. E sono abili sia Clive Owen che la giovane Andrea Riseborough a mettere in scena tali conflitti e la sofferenza dei propri personaggi.